Dopo la notizia del rinvio a giudizio del presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Massimo Buscema, querelato per calunnia da parte dell'ASP, e quella di un nuovo procedimento a suo carico a seguito di una denuncia per aggressione avvenuta lo scorso 6 giugno a Catania, sporta da una 35enne, il Codacons chiede all'Ordine dei Medici un atto di responsabilità da espletarsi, si legge in una nota, nella ricerca di soluzioni tali da riportare equilibrio e serenità. Massimo Buscema dovrà rispondere di calunnia per aver presentato un esposto contro Ida Grossi, direttrice generale dell'ASP, e il direttore sanitario Franco Luca Rei, a suo dire, nell'ambito di quello che fu ribattezzato il caso osteoporosi, di aver richiesto ingiustamente ai medici di base i documenti sulle prescrizioni oltre i 6 mesi previsti e di aver raccolto documentazione che conteneva i dati sensibili dei pazienti. Adesso nei suoi confronti un nuovo procedimento per aver aggredito un commercialista 35enne rompendogli il setto nasale che stava per travolgere con la sua auto perché pare distratto dal cellulare mentre attraversava la strada. Questo almeno secondo la versione del denunciante a cui Buscema aveva risposto presentando una controquerela. Nell'auspicio che quanto richiesto possa essere effettuato in tempi brevi, conclude la nota, il Codacons mette a disposizione le proprie professionalità e competenze per contribuire a riportare l'ordine alla consueta funzione di garanzia e al prestigio che lo ha sempre contraddistinto.